all'animatore del ciclismo meridionale Commendatori in Prota l'incarico di dare il via ai due più forti velocisti dell'anno, l'italiano Maspes, campione del mondo, e l'inglese Harris, suo accanito rivale. Nel quadro delle sue manifestazioni popolari, il Comitato Feste di Napoli ha regalato alla cittadinanza questo eccezionale duello sportivo. E la folla è accorsa a gremire via Caracciolo, trasformata per l'occasione in una incantevole pista, unica al mondo. I due atleti duellano zigzagando per non consentire all'avversario di sfruttare la propria ruota, facendosi tirare in quegli ultimi velocissimi 200 metri nei quali si decide la gara. Eccoli scattare lanciatissimi sul lastro d'asfalto. L'inglese è in testa e sembra avere la meglio. Maspes però, con un guizzo spettacoloso, proprio sul filo del traguardo, gli soffia la vittoria. La folla entusiasta invade la pista per festeggiare da vicino il vincitore. Maspes si è riconfermato degno del titolo di campione del mondo.